Giovedì 18 ottobre 2018 si è svolto presso l'Auditorium Guido Martinotti dell'Università degli Studi di Milano Bicocca il convegno Solidarietà e Cooperazione, una strada per la tutela dei diritti, organizzato in occasione del World Bioethics Day. A presentare l'evento la professoressa di filosofia del diritto Patrizia Borsellino. Questa è un'iniziativa si collega alla giornata mondiale della bioetica, il World Bioethics Day, che è stato istituito 3 anni fa dalla UNESCO Bioethics Chair, cioè dalla cattedra, o meglio cattedre di bioetica facenti capo all'UNESCO. L'idea è quello di creare una sorta di ideale network di eventi che si tengono in diversi contestualmente in diverse, direi, città del mondo, e che danno luogo ad un momento di riflessione su temi di portata generale, di trasversale interesse, e i temi sono tratti da uno degli articoli della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti dell'Uomo, documento dell'UNESCO del 2005. Quest'anno spostiamo l'attenzione sulla scia sempre del suggerimento, della sollecitazione dell'UNESCO sul tema della solidarietà, che d'altra parte ha uno stretto collegamento con il tema di cui ci siamo occupati l'anno passato, se è vero che la proclamazione di uguaglianza rischia di essere veramente una formula retorica e vuota se non si prendono seriamente in considerazione le condizioni per l'esercizio dell'uguaglianza, che a sua volta è condizione per la realizzazione della libertà e diciamo la soddisfazione della costruzione dell'identità personale, e se non si rimuovono, come dice peraltro l'articolo 3 della nostra Costituzione, quegli ostacoli di ordine economico e sociale, ma prima di tutto culturale, che rendono illusorio e mistificatorio la stessa proclamazione dell'uguaglianza e della libertà. Illustri rappresentanti delle più diverse realtà solidali e universitarie hanno animato il dibattito, quali il presidente Avis Regione Lombardia Oscar Bianchi, Camillo Barbisan dell'azienda ospedaliera di Padova, Carla Faralli, docente di filosofia del diritto, e Massimo Foglia, ricercatore di diritto privato. Affrontiamo i temi della donazione di sangue in quanto esercizio di una attività etica e di cittadinanza attiva nei confronti della collettività, finalizzata a salvare vite e a garantire l'esercizio dell'attività professionale medica e paramedica per salvare vite umane e appunto tutelare la salute dei cittadini che si recano in ospedale per poter richiedere le cure. Il dono del sangue in Lombardia è effettuato esclusivamente per tramite delle associazioni di volontariato, e l'Avis rappresenta circa 270.000 persone, con una raccolta complessiva di 500.000 sacche di sangue a fronte di una raccolta nazionale di 2 milioni di sacche. Questo significa che la Lombardia rappresenta circa un quarto delle donazioni nazionali. È innegabile che la Lombardia contribuisce all'autosufficienza nazionale, che è l'obiettivo principale per la quale ci si muove in Italia oggi, a prescindere da quelle che sono le autosufficienze locali. Il mio intervento sarà il tentativo di dare una risposta alla domanda se vi sia un futuro per la solidarietà. La risposta è sì, ma non è una risposta né scontata né retorica, perché attraverso l'analisi di quelle che sono state le forme di solidarietà che si sono manifestate già fin dagli inizi del Novecento, si può considerare come il presente sia alimentato da queste radici, dalle esperienze che sono nate in vari contesti, e ci possa essere conseguentemente un futuro. Un futuro che si fonda da un lato su esigenze che hanno le strutture ospedaliere, le strutture territoriali, gli hospice, di avere accanto ai professionisti tutto un mondo di volontariato che ruota intorno per garantire quegli aspetti di umanizzazione delle cure, e dall'altro lato la necessità che queste strutture hanno di poter avere questi inserimenti di soggetti che rappresentano la società civile.
In questo modo si realizza il tema previsto dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che parla per l'appunto di servizio nazionale, non di sistema sanitario nazionale, che prevede il coinvolgimento dei cittadini non solo come fruitori di servizio, ma anche come partecipanti alla erogazione dei servizi. Il mio intervento ha questo titolo, La solidarietà è donna, con un punto interrogativo finale, nel senso che analizzerò una parte del pensiero femminista a partire dalla svolta del cosiddetto femminismo della differenza, che ha avuto come punto di riferimento il libro di Carol Gilligan In a Different Voice. E soprattutto analizzerò il dibattito successivo incentrato sulla figura di Joan Tronto, che apre, diciamo, al mondo politico e quindi parla della relazionalità, di cui la solidarietà è un aspetto, come non caratteristica femminile, ma come appunto caratteristica che deve contraddistinguere uomini e donne in una società democratica. E questo discorso è particolarmente importante anche nel nostro paese, dove, come è noto, la solidarietà è un principio costituzionale. Il mio intervento verte sul principio di solidarietà nell'ambito della relazione di cura, quindi relazione terapeutica medico-paziente, e in particolare io mi soffermerò sul contenuto della nuova legge che, come tutti sanno, è entrata in vigore a gennaio di quest'anno, legge sul tema del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento, una legge che ha ovviamente dei contenuti positivi e anche delle criticità, e una legge che ha uno sfondo umanistico e antropologico, direi, che tocca esplicitamente il tema anche della solidarietà sociale di cui parla la nostra Costituzione, e che quindi ha una notevole incidenza sui temi di cui questo seminario si occupa.